Sì, diciamo che per il sesto anno la CGIL, presenta il proprio calendario e il 1º gennaio del 2015 lo dedichiamo alla vertenza Irisbus, anche perché il calendario parla di lavoro e questa vertenza sancisce che se ne dica, la lotta paga. Quindi le iniziative della CGIL di sciopero, di manifestazione del 25, l'ultimo sciopero insieme alla UIL, sono la dimostrazione che la testardaggine di quel gruppo di lavoratori e la coerenza con cui la FIOM e la CGIL, sin dal primo momento, si sono battuti perché in Valle Ufita ci fosse un polo che, e in Italia un polo che costruisse pullman, e difatti, dopo 118 giorni di sciopero e dopo 3 anni e mezzo, abbiamo portato a casa, io penso, un risultato importantissimo. Adesso bisogna spingere perché il governo finalmente faccia un piano dei trasporti e anche la Regione Campania faccia un piano regionale, dei trasporti. Diciamo che iniziamo con questo calendario un anno positivo perché la stessa battaglia portata avanti sulla questione della fermata Irpinia e sull'alta capacità ha sancito un'altra, vittoria, anche se ho notato in quell'iniziativa che adesso molti vogliono prendersi i meriti, anche Caldoro, il quale ci ha fatto ritardare di 2 anni perché in una prima delibera aveva addirittura escluso la fermata Irpinia, e solo grazie alla battaglia che la CGIL ha fatto al tavolo dello sviluppo siamo riusciti, e anche al lavoro che hanno fatto i sindaci, che hanno dato piena disponibilità a questa grande opera, oggi portiamo a casa un grande risultato. Quindi un calendario dedicato al lavoro, ma dedicato anche ad un anno positivo che ci vedrà impegnati come CGIL per tante battaglie ancora per far portare sviluppo e occupazione nella nostra provincia.